Buonasera. Giuseppe Garibaldi, un nome che evoca subito 100 immagini, ricordi e sensazioni. L'abbiamo tutti conosciuto per la prima volta sui libri di scuola, con quel suo strano berretto e con il poncio. A questo straordinario personaggio dedicheremo due serate di Superquark, ripercorrendo la sua storia e la sua vita. Una vita che è più appassionante di un romanzo, tanto è piena di avvenimenti, di avventure e di passioni. Quello che colpisce in Garibaldi è la sua abilità nel muoversi nei campi di battaglia, fuori dagli schemi tradizionali. Non è un militare di formazione e forse proprio per questo inventa ogni volta delle soluzioni originali. Henry, dove andate? Questa ritirata è sicuramente una trappola e Canabarro ci sta cadendo dentro. Mi servono dei volontari. Vengo io. Ma soprattutto è alla testa di combattenti volontari che si uniscono a lui per motivi ideali, non per mestieri. E riesce con le sue vittorie a trasferire questo entusiasmo patriottico anche alle popolazioni che man mano libera dal dominio straniero. In questo senso è un vero guerrigliero moderno. Tutte queste sue qualità, tattiche ma anche psicologiche, emergono in modo straordinario nella famosa impresa dei Mille. La spedizione dei Mille è diventata un'impresa leggendaria, lo sappiamo, nella storia d'Italia. Ma quante probabilità aveva di riuscire? Beh, sulla carta molto poche, perché questi 1000 uomini, che poi forse erano in realtà 1089, e se ci pensate solo quanti ne può contenere un semplice teatro, beh, erano partiti da Quarto, vicino a Genova, nella notte tra il 5 e il 6 maggio del 1860 e arrivarono a Marsala 5 giorni dopo. Certo erano animati da grande spirito patriottico, erano molto coraggiosi, ma anche male armati e soprattutto in numero molto esiguo. Di fronte a un esercito come quello borbonico, che era ben insediato nelle fortezze, nei punti strategici e soprattutto era forte di oltre 25.000 uomini. Pensare di batterlo rapidamente in una serie di scontri e conquistare un territorio grande quanto tutto il sud Italia, tra l'altro facendo cadere delle città come Palermo, come Messina o Napoli, beh, era un progetto molto temerario, per non dire illusorio. Però incredibilmente questi 1000 uomini che i soldati borbonici insultavano chiamandoli straccioni, fedentoni, beh, riuscirono sin dal primo scontro a superare di slancio un esercito di professionisti. Sullo sfondo di questa impresa campeggiano altri tre protagonisti del Risorgimento. Non sono presenti sul campo di battaglia, ma è come se lo fossero. Da lontano seguono giorno per giorno l'avanzata di Garibaldi. Mazzini, con crescente stupore e entusiasmo, il conte Camillo Benso di Cavour, con crescente sorpresa ma anche preoccupazione, e Vittorio Emanuele II, con l'intima soddisfazione di vedere qualcuno che gli sta conquistando un regno e con la convinzione di riuscire poi a riportare sotto l'ordine sabaudo questa rivoluzione improvvisata.
La spedizione dei Mille, lo sappiamo, è stata un'impresa leggendaria che al di là delle conseguenze politiche e militari ha ingigantito la figura di Garibaldi facendone un vero grande eroe popolare. Ma qual è stato l'itinerario che ha seguito un giovane patriota di Nizza per diventare uno dei grandi protagonisti dell'Unità d'Italia? In queste due puntate seguiremo Garibaldi nel suo straordinario percorso di vita, un percorso che è in gran parte poco conosciuto, specialmente per quel che riguarda la sua avventura sudamericana. E questa prima puntata racconterà tra l'altro proprio le imprese di Garibaldi in Sud America. Chi non conosce queste vicende rimarrà stupito nello scoprire quante cose incredibili sia riuscito a fare quest'uomo in un continente così lontano, diventando l'eroe dei due mondi. Per fare questo ci verremo anche di uno sceneggiato realizzato in modo molto accurato per la RAI da Franco Rossi e dedicato appunto al giovane Garibaldi nell'interpretazione di Maurizio Merli. Partiamo quindi alla scoperta di questo personaggio che è stato forse l'italiano più amato da intere generazioni e che è stato cospiratore, comandante di navi, guerrigliero, contadino, parlamentare e persino corsaro. Insomma, Giuseppe Garibaldi. La nostra storia comincia nel momento in cui l'Italia è ancora divisa in tanti pezzetti, in gran parte sotto dominazione straniera. Dopo la caduta di Napoleone, le potenze vincitrici si sono riappropriate dei territori che avevano dovuto cedere e le vecchie monarchie, a cominciare da quella francese, sono tornate a comandare. Siamo in piena restaurazione. Il congresso di Vienna nel 1815 aveva ridisegnato gli equilibri europei ed ecco come appariva l'Italia nel 1820. Il regno di Sardegna, che comprendeva tra l'altro il Piemonte e la Liguria, il Lombardo-Veneto, alcuni ducati al centro-nord, tra i quali il più importante era il Granducato di Toscana, lo Stato Pontificio, il regno delle due Sicilie. Il giovane Garibaldi, che era nato a Nizza nel 1807 sotto Napoleone, si ritrova ora ad essere suddito della monarchia sabauda. Sin da giovanissimo ha la vocazione del marinaio. Il padre voleva farne un avvocato, un medico, anche un prete, ma senza successo. Già a 15 anni rivela subito un temperamento coraggioso e indipendente. Riesce a imbarcarsi come mozzo e comincia a navigare. Prima sulle barche del padre, poi per conto suo. Nel 1834 entra a far parte della Marina Regia e ben presto, come tanti altri giovani, subisce il fascino degli ideali di Mazzini, un'Italia liberata dalle potenze straniere, unita e repubblicana. Si iscrive segretamente alla Giovine Italia, l'organizzazione clandestina creata da Mazzini. In quel periodo l'organizzazione sta attraversando serie difficoltà, ma Mazzini non si arrende, anzi, intende rilanciare l'azione. Ecco quello che dice ai suoi aderenti nel corso di una riunione segreta a Marsiglia. È sensato, mi hanno detto alcuni, che dopo questa sconfitta, dopo che i nostri elementi migliori sono stati eliminati, dopo
che la nostra organizzazione è stata decimata, è sensato che Mazzini punti ancora ostinatamente all'insurrezione e pensi di farla scoppiare entro pochi mesi, cioè in gennaio-febbraio del 34? Il fratello Mazzini vi risponde sì, perché il tiranno Savoia e i suoi complici non si aspettano di vederci rinascere, perché le associazioni carbonare che ci hanno intralciato il cammino quest'anno si sono accorte che ogni colpo inferto alla giovane Italia è un colpo inferto anche a loro, e perché noi dobbiamo con una prova suprema ridare speranza e vigore a tutti i patrioti. Mazzini sta organizzando una insurrezione contro il Piemonte di Re Carlo Alberto. È in questa occasione che gli viene presentato Garibaldi, che si è affiliato alla Giovane Italia col nome di Fratello Borel. Cerchiamo di non fornire pretesti alla polizia francese per mandarci via di qui. Uscite in silenzio. Ora e sempre. Disperdetevi senza dare nell'occhio. Ora e sempre. 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 Ora fratello sempre. Mazzini, è il nuovo fratello di cui vi avevo parlato, Garibaldi di Nizza. Ora e sempre, fratello. Ora e sempre. In realtà non è per niente certo che questo incontro sia davvero avvenuto, anzi, recenti studi sembrano escluderlo. Soltanto molto più tardi Mazzini scoprirà questo straordinario personaggio con il quale del resto si scontrerà più volte. Infatti, pur essendo animati dagli stessi ideali, hanno personalità quasi diametralmente opposte. Mazzini è un intellettuale, tutto concentrato sui grandi disegni politici e sociali, repubblicano, intransigente. Garibaldi, invece, è un uomo d'azione, passionale, poco incline alla finezza dei ragionamenti politici, anzi spesso ingenuo in materia. Anche lui è repubblicano, ma si affiancherà a un certo punto alla monarchia sabauda, ritenendola l'unica capace di realizzare l'unità d'Italia. Giuseppe Mazzini è il primo a teorizzare non soltanto l'unità d'Italia in una forma moderna e democratica, ma anche a prefigurare l'integrazione tra le nazioni europee con oltre un secolo d'anticipo. Al suo Trattato sui doveri dell'uomo si ispireranno tanti leader politici che lo considereranno il loro maestro, come Gandhi, Golda Meir, Nehru e tanti altri. Negli anni 30 fonda anche la Giovine Europa, ma per poter diffondere le sue idee deve abbandonare la sua Genova e rifugiarsi all'estero, dove vive la maggior parte della sua vita, soprattutto in Svizzera e a Londra. La Giovine Italia nasce dopo il fallimento dei moti carbonari e costituzionali degli anni 20. Il suo messaggio politico è indirizzato a tutte le classi sociali, anche le meno abbienti, affinché siano esse le vere protagoniste del processo di unificazione dell'Italia attraverso insurrezioni popolari. Ma è una strada irta di ostacoli. Le idee di Mazzini sono troppo in anticipo sui tempi, seducono coloro che hanno una visione politica, che hanno un fervore patriottico, ma che rappresentano una minoranza. Del resto anche i tentativi insurrezionali della Giovane Italia vanno incontro a una serie di dolorosi fallimenti, come anche quello cui partecipa Giuseppe Garibaldi a Genova. Deve esserci una spiegazione, non è possibile che sia finito tutto così. Forse c'è stato un controordine di Mazzini, dal comando della Savoia. E non ci dicono niente. Come facciamo a sapere qualcosa se prima non ritroviamo i collegamenti? Può darsi che ci abbiano cercato, non sono riusciti a mettersi in contatto con noi. E Corsi, gli altri, com'è possibile che siano spariti tutti? Forse hai ragione. Meglio che tu torni a bordo, Edoardo. Se ti chiedono di me, di che non mi hai visto. Mi farò vivo io. A presto! A presto! Ma ormai è troppo tardi, la trappola è scattata, il motore non farà molta strada, un plotone di soldati lo ferma e lo cattura. Chi è? Sono io, Teresina. Cosa vuoi a quest'ora? Apri! Ho bisogno d'aiuto, apri! Garibaldi riesce a sfuggire, si infila nei vicoli e raggiunge una casa dove sa di poter trovare rifugio. Shh, e fai piano. Perdonami, ma sono in un guaio.
Garibaldi deve fuggire dall'Italia. Un tribunale lo condannerà in contumacia alla pena di morte per cospirazione e alto tradimento. Abbandonata la divisa e travestito da popolano, parte per un esilio lunghissimo. Comincia qui l'avventura di un uomo che dovrà contare poi molto nella storia d'Italia. Ricercato dalla polizia, senza mezzi, non può certo immaginare che proprio a quella stessa casa reale che lo ha condannato a morte, un giorno consegnerà un regno. Fugge verso la Francia, passando da Nizza. Conosce bene quei posti dove da ragazzo è scappato molte volte. Attraversando campi e vigneti riesce a raggiungere la casa di una zia, dal momento che la casa dei genitori è certamente sorvegliata. Riesce ad abbracciare la madre che segretamente è venuta a salutarlo e che non rivedrà per 14 anni. È l'inverno del 1835. Garibaldi ha ripreso a navigare su navi francesi. Ha cambiato nome perché le polizie del Regno Sardo lo stanno ricercando e decide a un certo punto di partire per il Sud America e si imbarca come secondo su una nave diretta in Brasile. Dice di chiamarsi Giuseppe Pane ed è subito molto apprezzato dal comandante, il capitano Boulengao. Spero che prima di arrivare in Brasile cambierete idea. Su che cosa? Volete sbarcare a Rio de Janeiro, vero? Sì. Vi osservo da quando siamo salpati da Marsiglia. Vi ho visto dirigere le manovre e calcolare la rotta. Siete un buon secondo, molto in gamba. Anche se non sono d'accordo sul vostro modo di tenere la disciplina, troppo confidenziale. In certe occasioni ci vogliono i ferri, non c'è niente di meglio, signor Pane. Non so usare certi metodi. Imparerete se continuate a fare questo mestiere. Perché volete sbarcare a Rio? Forse per via del carico che abbiamo a bordo. Perché? Perché voi non siete il tipo di persona che approvi certi traffici di armi. Non è per questo, signore. E allora perché? Scusatemi, ma non posso dirlo. Mi dispiace rinunciare a voi. In questi ultimi 18 mesi il vostro stato di servizio è eccellente. Non vi siete mai fermato. Nemmeno il tempo di tornare a casa. Già. Non sono mai tornato a casa. Signor Pane, voi non avete l'aria di uno che va a cercare fortuna in Brasile. Non sareste il primo esule italiano che porta nell'America del Sud. Siete immischiati in qualche faccenda politica, vero? Padrone di non rispondermi. Il giorno dopo Garibaldi raggiunge il suo capitano che riposa su un'amaca sul ponte della nave e gli consegna una lettera. Il capitano la legge. È la condanna alla pena di morte in contumacia per 3 uomini per aver cospirato contro la sicurezza dello Stato e per alto tradimento militare. Uno di questi 3 siete voi? Sì, signore. Il mio vero nome è Giuseppe Garibaldi. Garibaldi, sempre inseguito dal mandato di cattura e dalla condanna a morte, sceglie dunque di trovare rifugio nel Nuovo Mondo. Molti altri esuli politici italiani, e del resto avevano lasciato l'Italia prima di lui, come Mazzini, che si era rifugiato a Londra, o come molti altri membri della Giovane Italia che si erano trasferiti in Sud America, in paesi come il Brasile o l'Uruguay. L'emigrazione italiana in quegli anni naturalmente aveva delle dimensioni molto limitate, ma ben presto e paradossalmente proprio con l'Unità d'Italia molti altri seguiranno le orme di Garibaldi. Saranno costretti a lasciare la loro terra, l'Italia, per cercare fortuna altrove. L'emigrazione italiana cominciò pian piano a partire dal 1820.
Si trattò di un'emigrazione prevalentemente di tipo politico. A lasciare l'Italia erano infatti soprattutto uomini che avevano creduto negli ideali rivoluzionari, che avevano combattuto contro le vecchie monarchie e che ora dovevano sfuggire alla morsa della restaurazione. Oltre ai mazziniani, abbandonarono l'Italia molti esponenti del movimento anarchico come Enrico Malatesta. In principio fu un esodo modesto e coinvolse soprattutto gli abitanti delle regioni settentrionali, che all'inizio trovarono rifugio prevalentemente in paesi europei come Francia, Inghilterra, Svizzera e quindi in Nord America, Argentina, Brasile. Ma poi, alla fine dell'Ottocento, la natura del fenomeno cambiò. Milioni di europei lasciarono il vecchio continente per sfuggire alla crescente povertà e cercare fortuna e benessere economico nel nuovo mondo. Ma torniamo a Garibaldi che, dopo essere sbarcato in Brasile, a Rio, prende contatto con la sede locale della Giovane Italia. I rifugiati politici mazziniani infatti hanno creato anche in Sud America delle loro sezioni e pubblicano persino un giornale per mantenere i contatti tra gli esuli e fare propaganda al fine di ingrossare le fila con nuovi adepti. Tutto questo fra molte difficoltà, perché tutto è lontana l'Italia, è lontano Mazzini che vive a Londra. Una lettera per andare e tornare impiega quasi 3 mesi. E poi bisogna trovare un lavoro per mantenersi. Garibaldi si dedica al commercio marittimo. Dopo un anno passato a lavorare in attività commerciali assieme al fratello mazziniano Luigi Rossetti e con scarsi risultati, Garibaldi, che ha poco interesse e nessun senso per gli affari di qualsiasi genere e tipo, torna ad essere irrequieto. Sono della Giovane Italia, signor Conte. Ora e sempre. Vuole rendersi utile per la causa italiana. I fratelli della Giovine Italia lo mandano allora sotto mentite spoglie da un esule italiano in prigione, il conte Tito Livio Zambeccari, che può dargli disposizioni e incarichi. Sedetevi. Il conte è il segretario del governatore ribelle della regione del Rio Grande, Bento Gonçalves, ed è anche l'ideologo della lotta di indipendenza che questa regione sta combattendo contro l'impero brasiliano. Nella sua bandiera il conte ha fatto mettere le 3 parole d'ordine di Mazzini: libertà, uguaglianza, umanità. Per noi esuli, fratello, dovunque si combatta per la libertà, lì c'è una patria. Non sono parole mie, ma di Mazzini. La causa dei fratelli del Rio Grande, per esempio, è diventata la mia. Potrebbe diventare anche la vostra. Ai ribelli del Rio Grande servono esattamente uomini come voi, marinai decisi, coraggiosi e con le nostre idee. Voglio mostrarvi una cosa. È una mappa un po' approssimativa di questa provincia dell'impero brasiliano. Date un'occhiata qui. Le truppe imperiali brasiliane hanno bloccato tutti gli sbocchi a mare. Le loro navi invece vanno e vengono tranquillamente. Ecco, bisognerebbe che navigassero meno tranquillamente. E poi ci serve il loro carico. Abbiamo bisogno di denaro per difendere l'indipendenza. Dimenticate le navi austriache, piemontesi, napoletane. Credetemi, è più giusto aiutare i patrioti del Rio Grande. E c'è di più. La Repubblica può darvi quello che nessun altro potrebbe darvi in questo momento. Un documento legale. La patente di Corsaro. Comincia così questa strana e lunga avventura di Garibaldi in Sud America, che lo vede al servizio di altre patrie e di altre cause, ma sempre combattendo per grandi ideali. Professor Alfonso Scirocco, lei è autore dell'ultimo documentatissimo libro su Garibaldi. Vuole darci una chiave di lettura, un po' di questa internazionalità di Garibaldi? Garibaldi vive nel secolo delle nazionalità, nel secolo in cui si formano gli stati nazionali in Europa, in Sud America, e ha aderito alla Giovine Europa di Mazzini, in cui il programma è proprio quello di raccogliere in un'alleanza i popoli liberi dell'Europa. Quindi i principi sono gli stessi, vanno spalmati un po' ovunque, valgono in qualunque contesto. Sì, perciò trovandosi in Sud America e sapendo che c'è la lotta di indipendenza
del Rio Grande del Sud contro l'impero brasiliano, aderisce, porta la sua spada sia per mare sia per terra. Li considera un po' dei fratelli. Li considera dei fratelli. Ecco, lui mi diceva una cosa interessante, che essendo un marinaio, lui di formazione, non un militare di carriera, applica un po' nella sua strategia militare quella necessaria autosufficienza che deve avere un comandante a bordo. Senza dubbio è un improvvisatore e anche per questo sorprende gli avversari. Lui ha come sua regola quello di attaccare per primo, di attaccare di sorpresa anche, per esempio, nelle ore in cui di solito non si attacca, all'alba o di notte. Tra l'altro è un uomo che sul terreno poi agisce in un modo diverso dai soliti generali che arrivano con le loro truppe e vivono sul territorio. È preceduto da una fama di liberatore più che di conquistatore. Una fama di disinteresse che si forma già in Sud America quando rifiuta il dono che un generale uruguaiano vuole dare a lui e ai soldati, un dono di terra, dicendo che lui è andato in Uruguay a combattere per la libertà e non vuole ricompense. E questo fatto viene conosciuto in Europa e crea subito intorno a lui questo alone di disinteresse che lo fa accogliere con simpatia in ogni luogo. La stessa cosa poi avverrà in Italia dopo la spedizione dei Mille, quando gli verranno offerti castelli e titoli nobiliari e lui ripartirà semplicemente con delle casse di stoccafisso e maccheroni per la sua isola solitaria. E allora ci sarà una stampa che lo rappresenterà, una stampa popolare, tra George Washington e Cincinnato, perché ha combattuto per la libertà come Washington e si è ritirato nella sua caprera come Cincinnato. Grazie professore. Ma ecco qual è il contesto storico in cui agisce Garibaldi. Il Rio Grande del Sud, come dice lo stesso nome, è una grande provincia a sud del Brasile la cui capitale è Porto Alegre. In quegli anni le province brasiliane del sud vogliono rendersi autonome. Il Rio Grande, in particolare, non vuole più sottostare alle leggi e alle tasse imperiali. La bandiera repubblicana del Rio Grande del Sud. Bento Gonçalves, il governatore ribelle, è un grande latifondista. In questa lotta di indipendenza, come sempre, tornaconti economici si confondono a valori ideali, ma tutto questo non tocca l'integrità morale di Garibaldi, sempre alieno da qualsiasi interesse personale nelle sue vicende di lotta e libertà. Garibaldi, con la sua patente da corsaro, è adesso al comando di un piccolo bastimento a cui è stato dato il nome di Mazzini. A bordo ci sono 16 uomini, qualche italiano, tra cui il fratello Rossetti, ma la maggioranza sono indigeni che poco sanno della causa per cui combatteranno. Bella barca. È carica, vedi? Guarda la linea di galleggiamento. Quella sarebbe una nave da guerra corsara. E la nostra? L'affondiamo, l'abbandoniamo, vedremo. Distribuisci le munizioni. Nascondi la nostra bandiera. Chi è il comandante? Sono io. Cosa trasportate? Caffè. Potete abbassare le mani. Diamo un'occhiata sotto coperta. C'è un passeggero. Signori, io non ho fatto niente. Ho famiglia, vi do tutto quello che posseggo, tutto quello che ho con me, ma non uccidetemi. Ho famiglia. Tenete, signori, tenete, sono brillanti, brillanti veri. Teneteli, sono vostri, è tutto quello che posseggo, ma per carità non uccidetemi. Teneteli, sono vostri, teneteli. Non siamo pirati. Siamo corsari per la Repubblica del Rio Grande. Imbarcatevi sull'altra nave. Anche voi, capitano. Questa è nostra preda di guerra. Voi due resterete con noi. Di chi sono schiavi? Vostri? Dell'armatore. Lavorano come marinai. Li dichiaro liberi in nome della Repubblica del Rio Grande del Sud. Che Garibaldi, tra le tante cose che ha fatto, sia stato anche un corsaro, beh, è una cosa che può sorprendere. Ebbene, naturalmente precisare a questo punto la differenza tra pirata e corsaro.
Il pirata in pratica è un rapinatore, un predone di mare che assalta qualunque nave di passaggio e ruba tutto quello che può. Il corsaro è tutt'altro, è un soldato che combatte per conto di uno stato o di un re e abborda soltanto le navi nemiche. È una specie di guerriglia che ha per obiettivo la confisca del carico. 50 barili di farina di grano. Solo una parte dei beni viene trattenuta e distribuita all'equipaggio come compenso per il lavoro svolto e anche per i rischi corsi. Garibaldi possedeva una patente da corsaro e in proposito va detto che aveva un po' la mania di queste patenti, di questi contratti che regolarizzavano il suo rapporto con i paesi per i quali combatteva. Questi certificati si chiamavano marche e senza marche Garibaldi, sempre pronto a compiere missioni impossibili, non partiva. Ma la politica in Sud America presentava già a quel tempo molte instabilità. Gli intrighi di palazzo e i giochi delle alleanze e anche dei rovesciamenti delle alleanze creano a un certo punto un cambiamento improvviso per Garibaldi e mettono anche a repentaglio la sua vita. L'Uruguay, che in un primo tempo si era alleato con i fratelli del Rio Grande, cambia fronte e passa dalla parte del loro peggior nemico, l'impero del Brasile. Una nave battente bandiera dell'Uruguay si avvicina alla goletta di Garibaldi e fa fuoco. Fiorentino, dritta! Fiorentino! Ferito. Con la febbre, Garibaldi chiede al suo fedele secondo di portarlo a Santa Fe, in Argentina. Argentina. Santa Fe. Ma gli uomini dell'equipaggio non conoscono quei fiumi, il Paraná e il Rio della Plata, così che tutti quanti si gettano in acqua e abbandonano il battello per raggiungere la riva. Garibaldi e il suo secondo sono soli, alla deriva, in acque sconosciute. Ma la fortuna non abbandona Garibaldi e la nave di un proprietario terriero di idee liberali, il signor Andreis, incrocia il suo battello e salva il corsaro che viene condotto per essere curato a Gualeguay. Qui viene consegnato come prigioniero di guerra al governatore locale ed è proprio il chirurgo del governatore ad estrarre la pallottola rimasta conficcata nel collo. L'operazione riesce perfettamente. Garibaldi è salvo. La convalescenza è lunga, dura 6 mesi, ma sono 6 mesi sereni passati nella fattoria del signor Andreis, di cui è ospite. È qui che il marinaio impara a cavalcare e si trasforma lentamente in gaucho. Ma le sue cavalcate sono naturalmente limitate, rimane comunque un prigioniero. Invitato da 2 esuli europei che dimorano nella zona a ricongiungersi con i patrioti del Rio Grande, Garibaldi tenta la fuga, ma viene catturato nella foresta. E questa fuga gli costa molto cara perché non viene più considerato un prigioniero di riguardo, ma un evaso e quindi sottoposto al trattamento durissimo che è previsto per coloro che tentano la fuga. E viene anche torturato per strappargli i nomi di coloro che lo hanno aiutato nell'evasione. Allora? Ma Garibaldi è un detenuto ingombrante. Il governatore, quando torna ed è messo al corrente della situazione, preferisce non avere problemi con la provincia del Rio Grande, sua confinante, e decide di lasciarlo andare. Garibaldi può così partire e raggiungere i ribelli capitanati da Bento Gonçalves. Tra i ruderi di una casa in mezzo alla foresta, Garibaldi si imbatte in un gaucho che, puntandogli contro il fucile, gli intima di alzare le mani. Gettate via la pistola. E adesso voltatevi. Chi siete?
Sono un marinaio. Garibaldi gli dice di essere un marinaio. Il gaucho se n'era accorto vedendolo cavalcare. L'uomo abbassa il fucile e invita il marinaio a proseguire il cammino insieme. Durante il cammino Garibaldi confessa allo sconosciuto che è lì per combattere per la Repubblica del Rio Grande. Si deve unire ai soldati e al loro comandante, il presidente Bento Gonçalves. Ditemi una cosa, perché rischiate la vita per un paese e per gente che non conoscete? Dovete avere un buon contratto in tasca. Ho un contratto con il governo rivoluzionario, ma non sono un mercenario. Io penso che i contratti ci vogliono, perché ci sia un minimo di chiarezza per sapere quali sono i diritti e quali sono i doveri. È come quando si stabilisce di chi è una casa, una campagna. Non so se mi spiego, ma io sono pronto a sacrificare tutto. Tutto, capite? La vita stessa, quando si tratta di lottare contro le ingiustizie. E non importa se non conosco ancora gli uomini del Rio Grande. Io a queste cose ci credo, e proprio per questo non mi sento un mercenario. Così si fanno e si difendono le rivoluzioni, coi volontari. Non sono parole mie, sono parole di Mazzini. Sapete chi è Mazzini? Me ne parlava spesso il mio segretario, il conte Zambeccari. Perché non mi avete detto subito? Scusatemi, ma volevo avere il tempo di saperne di più sul conto del repubblicano Garibaldi, il comandante della nave corsara Mazzini, il giovane italiano che ha voluto rischiare la vita per aiutare la nostra gente. È a questo punto che Garibaldi lascia, per così dire, la nave per il cavallo. Da corsaro si trasforma in gaucho e indossa un costume che lo caratterizzerà per tutta la vita, il poncho, la camicia e la famosa berretta. In questi panni si presenterà molto più tardi anche nelle aule parlamentari, suscitando reazioni come in Francia, quando dopo essere stato eletto deputato a Parigi gli venne impedito di parlare perché non voleva togliersi la berretta. Quella del gaucho era un'immagine tipica delle sterminate pianure del Sud America e questo tipo di abbigliamento era il più comodo per chi andava a cavallo. Ci troviamo in Uruguay, a 50 km da Montevideo, in una cosiddetta estancia, cioè praticamente un enorme ranch con tantissimi bovini e naturalmente ci sono anche i gauchos. Bisogna dire che questa nazione ha fatto dei gauchos un vero e proprio simbolo della propria identità nazionale ed è proprio qui che Garibaldi ha preso i modi e la moda dei gauchos, quindi quei tipici poncio, quegli stivali, il copricapo, eccetera. Pensate che la figura del gaucho è talmente radicata in questa nazione che esiste addirittura un museo. Il museo del gaucho si trova a Montevideo, in questo bel palazzo in stile uruguaiano di fine Ottocento, e custodisce delle collezioni davvero uniche. Collezioni che raccontano più che la figura del gaucho, in realtà un'intera epoca, quella che si poteva respirare proprio qui in Uruguay, ai tempi di Garibaldi. Spiccano tanti piccoli capolavori in argento, opera di abilissimi artigiani e soprattutto dei bellissimi ornamenti e finimenti dei cavalli dei proprietari terrieri o anche dei semplici contadini. In effetti qui in Uruguay si è sviluppato un artigianato del mondo dell'equitazione unico nel suo genere. Già, ma chi erano esattamente i gauchos? Beh, definirli dei mandriani, dei cowboy, non è corretto, erano qualcosa di più. Erano dei cacciatori, già perché da queste parti i bovini e i cavalli arrivarono prima dei colonizzatori, erano stati portati in altri punti del Sud America e si erano diffusi qua, quindi vivevano lo stato selvatico, lo stato libero, erano quasi dei cervi da cacciare e i gauchos furono appunto dei cacciatori a cavallo, perlomeno all'inizio. E si erano specializzati nell'uccisione dei bovini, nella cattura di mandrie selvatiche, eccetera. Solo in seguito diventarono degli allevatori. Se non si conoscono questi fatti, non si possono capire molti degli strumenti che hanno da sempre usato i gauchos. Per esempio, un'arma che avremmo sempre visto in mano a un gaucho era la lancia. Qui al museo ce ne sono di vari modelli, di vari tipi. Quella più comune era questa, pesante, tagliente. Serviva proprio per uccidere un bovino, e non solo il bovino, a volte anche gli esseri umani, e questo perché i gaucho furono coinvolti in molti conflitti qui in Uruguay e la loro abilità nel colpire un essere vivente a cavallo diventò utilissima. Ma avevano un'altra arma, davvero micidiale. Eccolo qui,
il sgarrettatore, il descarretador. In pratica, vedete, era una lancia munita non di una punta, ma di una lama a forma di semiluna, di mezzaluna. Ora, colpire un animale al galoppo non era facile, bastava avvicinarsi abbastanza fino a colpire il garretto, in pratica il tallone d'Achille. Lo si tranciava di netto, l'animale era chiaramente azzoppato, cadeva e il gaucho scendeva da cavallo per finirlo. Come? Sgozzandolo con il suo lunghissimo coltello che teneva sempre qui, dietro la schiena, infilato nella cintura. Il coltello per il gaucho era insostituibile. Serviva da forchetta, da stuzzicadenti, per tosare il cavallo, per lavorare il cuoio, per uccidere un'altra persona ed era abilissimo a farlo. Un altro elemento di base del gaucho erano le famose boleadoras. Le avevano inventate gli indigeni per cacciare nelle praterie, dove è difficile avvicinare una preda. Come noto, una volta lanciate per aria, le boleadoras cominciano a roteare e finiscono poi per aggrovigliarsi alle zampe degli animali. Le boleadoras potevano essere di pietra, di legno duro, di ferro, di piombo o addirittura anche in avorio. E si bilanciavano perfettamente, ma a guardarle bene ci si accorge che tutte queste sfere non sono uguali, ce n'è sempre una più piccola ed era la cosiddetta maniglia, la si teneva in mano e si facevano roteare le altre. Le boleadoras non erano usate soltanto contro gli animali, ma a volte anche contro le persone, perché erano un'arma e in battaglia i gauchos ne avevano sempre due o tre come munizioni di riserva una volta che avevano finito le pallottole. E non è da escludere che anche Garibaldi abbia imparato a utilizzarle. Nel gaucho, oltre al poncio e gli stivali, erano immancabili gli speroni, a volte enormi, d'argento, chiamati nazareni o piangenti. Sono dei veri capolavori. I gauchi usavano anche delle staffe particolari, erano a campana, come si dice, tutte decorate. Ancora oggi si usano le stesse selle, la stessa tradizione nel cavalcare i cavalli, basta guardare le staffe a campana. E quando ci si trova di fronte alle operazioni, alla preparazione, prima di andare nei campi, tra le mandrie, beh, ci si trova in mezzo a una scena antica. Sono gli stessi movimenti, le stesse azioni, che sono state fatte da queste parti per generazioni. Anche ai tempi di Garibaldi si sellavano così i cavalli. Era un rito quotidiano. Bisogna dire che i gaucho hanno sempre avuto un tipo di vita molto particolare, solitaria, un po' avventurosa, senza legami familiari. Ed è proprio qui che Garibaldi probabilmente ha imparato a stare a lungo in sella, anche sotto la pioggia. Una esperienza, una capacità che poi sono state fondamentali nelle campagne militari che ha dovuto sostenere in Italia. Garibaldi, che a questo punto avrebbe anche potuto trovarsi un lavoro tranquillo e redditizio senza mischiarsi in vicende di paesi così lontani, preferisce correre nuovamente i rischi della guerriglia pur di mettersi sempre dalla parte dei poveri e degli oppressi. Prevale in lui quella forte passione che lo ha spinto a agire e a combattere guidando degli uomini in imprese pericolose ma esaltanti. Tutto questo lo porta anche ad assalire le fattorie dei proprietari terrieri legati al Brasile. I banditi entrano così in casa d'altri. Gli schiavi verranno con noi e svuoteremo anche i magazzini. Per gente come voi, Repubblica significa saccheggio. Che non si muova e leggi il manifesto della Repubblica del Rio Grande. Sono azioni destinate a confiscare dei beni per conto del governo rivoluzionario. In queste occasioni Garibaldi libera degli schiavi di colore e chiede loro di entrare a far parte come uomini liberi del suo gruppo. Ma sono anche azioni durante le quali da parte dei suoi guerriglieri vengono uccisi dei fattori latifondisti. Garibaldi combatte per i grandi ideali di libertà, uguaglianza, fratellanza, ma non è detto che tutti gli uomini che sono con lui siano sempre ispirati da tali ideali. È la guerra che trascina con sé
tante violenze e anche tante contraddizioni. Una di queste contraddizioni è il fatto che si trovano schierati su fronti opposti anche i latifondisti, quelli imperiali e quelli rivoluzionari, o meglio, quelli che si oppongono al potere del Brasile. Ma distinguere tra buoni e cattivi in casi del genere non è molto facile. È a questo punto della sua vita che Garibaldi incontra il grande amore, Anita, una donna che gli sarà sempre a fianco, che lo seguirà ovunque, dandogli ben 4 figli, e che morirà tra le sue braccia durante una fuga drammatica in un paese per lei lontanissimo, l'Italia. È un amore che nasce improvvisamente, a prima vista, intensissimo, in un paesino del Brasile dal nome romantico, Laguna. A nord del Rio Grande c'è lo stato di Santa Caterina. Nel marzo del 1839, seguendo l'esempio del Rio Grande del Sud, la popolazione di questa provincia si solleva per proclamare l'indipendenza della regione dall'impero brasiliano. È per questo motivo che Garibaldi giunge a Laguna, un paesino della provincia, ed è qui che vede Anita. I soldati della neonata Repubblica Indipendente stanno confiscando le armi alla popolazione civile. Anita protesta. Il vero nome di Anita è Anna Ribeiro da Silva e il marito, Manuel Duarte, un calzolaio, spaventato dalla rivoluzione, è fuggito via con l'esercito imperiale e l'ha lasciata sola. È dalla sua barca che Garibaldi la vede col cannocchiale. Ne resta subito incantato. Il suo è un vero e proprio colpo di fulmine. Anita torna a casa e vede aggirarsi nel suo appartamento Garibaldi. La sta cercando. Non sa nulla di lei, ma la vuole. Anche Anita non sa nulla di lui, ma si sente subito attratta da quest'uomo biondo di barba e di capelli venuto da lontano. È difficile spiegarlo, ma tutto quello che ho fatto finora mi sembra inutile. Si può vivere così solo se ci credi a quello che fai e se non ti accorgi di essere solo. Un uomo come voi non può sentirsi solo. Sono diverso da quando vi conosco. Siete voi che mi aiutate. Io adesso torno a casa, è meglio. Arrivederci, scusate. Anita, è meglio se decidete di non tornare a casa. Io mi chiamo Anna, Anigna. Anita mi piace di più, rassegnatevi. Anita, così la chiamerà sempre Garibaldi e con questo nome passerà alla storia. È un'unione fortissima che si crea. Lei gli sarà sempre a fianco, nella vita e sui campi di battaglia. Dovrà accettare un'esistenza piena di imprevisti, di pericoli e di momenti durissimi, ma anche di grandi gioie. Una vita, insomma, con Giuseppe Garibaldi. Ana Maria de Jesus Ribeiro nacque a Laguna, un minuscolo villaggio di pescatori affacciato sull'Oceano Atlantico, nel sud del Brasile, nell'odierno stato di Santa Caterina. Oggi, Laguna è una cittadina di 45.000 abitanti, che durante l'estate, che qui va da dicembre a marzo, diventano quasi 400.000. Grazie all'impegno di alcuni studiosi e appassionati locali, la storia e la figura di Anita sono diventate importanti e ancora più popolari. Prima lo erano di meno. Piano piano si è rivalorizzato l'aspetto eroico della sua vita, quello di donna forte e caparbia, leale con il suo uomo, che ha combattuto per la libertà del popolo, diventata famosa proprio per il suo coraggio. Oggi a lei è dedicato un po' di tutto, dalle fermate degli autobus ai ristoranti, e poi negozi di scarpe, persino una lotteria. Era nata qui il 30 agosto del 1821. Camminare oggi per le strade di Laguna è un po' come farlo a quel tempo. Ovviamente ci sono le automobili, i rumori, i negozi. Ma molte case ancora vengono dipinte con gli stessi colori. Nel porto sono ormeggiati i piccoli pescherecci che danno lavoro e vita a tante famiglie. Poco fuori il paese c'è la spiaggia su cui Anita fu vista per la prima volta da Garibaldi con il cannocchiale dalla sua nave. Soprattutto gli stessi volti di quell'epoca, anche se oggi indossano gli abiti del nostro tempo. La casa dove Anita è nata, terza di 10 figli, è a 10 chilometri da Laguna, in località Rinsao de Morrinos.
È stato allestito un piccolo memoriale che ricorda il luogo dove nel 1821 c'era una casa di legno come questa, accanto ad un canale navigabile. Qui Anita visse i primi 12 anni, fino alla morte del padre. Poi la famiglia si trasferì ancora più vicino a Laguna, dove Anita, per aiutare la madre a sostenere il resto dei fratelli, andava a servizio da alcune famiglie. Quella che qui è chiamata casa di Anita fu in realtà la casa di Anna Mendes Braga, una signora che divenne per lei come una seconda madre e che faceva la sarta. Proprio qui Anita ha passato intere giornate imparando a tagliare e cucire abiti. Rispetto alla sua ben più misera casa, qui tra divani, sedie e mobili di una certa importanza, la vita quotidiana di Anita fu molto spensierata. Degli oggetti appartenuti a lei, a Laguna è rimasto soltanto questo paio di forbici, dimenticate in casa della signora. Il 30 agosto 1835, in queste stanze, Anita si vestì con l'abito nuziale di tulle azzurro, preparato dalla sua amica Anna Mendes, e andò a sposarsi nella chiesa di Sant'Antonio, proprio di fronte. Aveva solo 14 anni. Si stabilì con il marito, il calzolaio Manuel Duarte de Aguiar, in questa piccola casa, oggi abbandonata nel centro di Laguna. Il matrimonio durò poco, il marito ben presto si allontanò da lei. Qui Garibaldi arrivò da rivoluzionario e incendiò subito il cuore di Anita. In questo palazzetto, il 29 luglio 1839, fu proclamata la Repubblica di Laguna. Garibaldi stesso, seduto dietro questa scrivania, firmò la dichiarazione d'indipendenza. Durò soltanto pochi mesi. Procedete. La provincia di Santa Caterina, dopo aver proclamato la sua indipendenza, sta per crollare. Gli imperialisti infatti avanzano e riconquistano quelle terre. I rivoltosi devono fuggire da Laguna. È un corteo di carovane, comandate dal capitano della milizia. Garibaldi deve bruciare la sua nave per sfuggire ai nemici. Perde le tracce della sua amata, ma in una delle carovane in fuga la ritrova. Sulle sponde di un fiume c'è un violento scontro tra i fuggiaschi e un gruppo di mercenari brasiliani. Garibaldi mostra tutto il suo valore e il suo coraggio. Anita lo raggiunge mentre combatte da solo sotto un albero contro i nemici. La donna resta al suo fianco e combatte con lui. Da lì in poi non lo lascerà più. Ha avuto troppa paura di perderlo e sarà sempre al suo fianco. Ma cosa fai qui? Così mi sento più sicura. Anita non fu la sola donna nella vita di Garibaldi, ma certamente fu la più importante. Molte altre figure femminili sono entrate nella sua vita e ne vediamo qui alcune. Donne che l'hanno amato, che sono rimaste affascinate da quest'uomo rude e virile, come la marchesina Raimondi, con la quale Garibaldi si sposò, ma per un solo giorno. Subito dopo, infatti, una lettera anonima lo informò che la marchesina aspettava un figlio da un altro e in giornata venne immediatamente ripudiata. Curiosamente sono entrate nella sua vita anche molte nobildonne inglesi come Jessie White, che vedevano in lui un eroe romantico. A Caprera Garibaldi ebbe una figlia con Battistina Ravello, che era venuta a fargli da domestica, una figlia morta molto giovane, a 16 anni. Più tardi, con Francesca Armosino, una contadina piemontese che era arrivata a Caprera per fare da nutrice ai suoi nipotini, Garibaldi ebbe 3 figli. La sposò quando, a oltre 70 anni, riuscì finalmente a ottenere l'annullamento del matrimonio con la marchesina Raimondi. Ma che cosa sono diventati i figli di Garibaldi e quale discendenza hanno avuto a loro volta? Sei maschio Ricciotti. Anita e Giuseppe hanno avuto insieme 4 figli, 2 maschi e 2 femmine, una delle quali, Rosita, morta in tenera età. Ai figli maschi Garibaldi dà i nomi di 2 martiri del Risorgimento, Menotti e Ricciotti. Ricciotti era un patriota. Mi sembra di avertene già parlato. Menotti, il primogenito, è presente accanto al padre in moltissime battaglie guadagnandosi medaglie al valore. In seguito inizierà un'attività imprenditoriale che gli procurerà non pochi problemi economici e legali e abbraccerà la carriera politica. Teresa, chiamata affettuosamente Teresita, sposa a 16 anni Stefano Canzio, uno dei 1000 che conosce a Caprera.
avrà ben 16 figli. E anche a loro il nonno dà i nomi di valorosi eroi del Risorgimento come Anzani, Mameli, Cairoli. Canzio verrà incaricato dal governo italiano di sorvegliare i movimenti del suocero durante la sua trionfale visita a Londra del 1864. Ma sarà al suo fianco durante la campagna in Francia del 1870 contro i prussiani. Anche Ricciotti, il quarto figlio, sebbene minato nel fisico sin dall'infanzia da un problema ad una gamba, segue eroicamente il padre in battaglia insieme al fratello Menotti e come lui intraprenderà attività imprenditoriali senza troppa fortuna e rivestirà cariche di governo. Dopo essere tornato dall'Argentina e dall'Australia, dove era andato in cerca di nuove opportunità, con la moglie inglese Constance si distingue durante due campagne militari in Grecia e prende parte in Francia alla Prima Guerra Mondiale nella Legione Straniera insieme ai suoi sei figli maschi, due dei quali, Bruno e Costante, moriranno a 10 giorni di distanza nella Battaglia delle Argonne. Gli unici della dinastia Garibaldi a perdere la vita in combattimento. Curiosamente, la discendenza dei nipoti di Garibaldi è tutta al femminile o non ha figli. Solo Ezio, figlio di Ricciotti, ha avuto un figlio maschio, Giuseppe Garibaldi. Dunque, lei è il discendente diretto di Giuseppe Garibaldi, era suo bisnonno? Sì, mio bisnonno. Senta, chiamarsi Giuseppe Garibaldi naturalmente è molto impegnativo, al di là degli aneddoti che penso saranno tantissimi, quanto l'ha influenzata dentro questo nome? Non posso nascondere che continua a influenzarmi e emozionarmi. Non è facile portare questo cognome se si sente dentro forse un dovere di famiglia di trasmettere ancora, anche se in modi diversi, quei messaggi che Giuseppe Garibaldi poté trasmettere in quel modo, cioè questi difatti, valori incredibili. Certo, difatti lei si occupa attivamente delle fondazioni, dell'Istituto di Studi Storici. Sì, qua siamo proprio nella sede, della prima società di mutuo soccorso creata dal bisnonno, in questo caso per i reduci garibaldini. Piena di cimeli, di documenti. Sì, di documenti, c'è appoggiato l'Istituto di Studi, per cui su questi documenti qui si lavora continuamente, è un po' un covo garibaldino. Ecco, senta, c'è una cosa importante, noi di Garibaldi abbiamo una visione un po' eroica, militare. In realtà Garibaldi è sempre attuale per ben altre cose. Dovremmo forse oggi vederlo come un eroe più umano, una persona alla quale attingere quei valori universali che sono la correttezza, il coraggio, l'onestà, il disinteresse personale. Garibaldi, più che la persona, oggi proprio significa un insieme di valori. Sono quei grandi valori, quei valori fondamentali su cui si regge la convivenza civile, su cui si regge proprio la vita dell'uomo. Quando decadono i sentimenti di libertà, di giustizia, di fratellanza, di tolleranza, muore un po' il mondo. Oggi ce ne accorgiamo in momenti tragici. Soprattutto i giovani forse avrebbero bisogno di bere a questa fonte. Tra l'altro lei mi diceva che girando per il mondo trova questa icona di Garibaldi posta in sospettati. Ma sì, è incredibile, ma per lavoro spesso ho girato il mondo. In Nigeria, dove ancora oggi ci sono tribù che si scontrano, un capo tribù mi disse venisse un Garibaldi a mettere pace tra di noi. In India, Gandhi fu influenzato dalla filosofia pacifista del bisnonno, in Cina e così via. Quindi, tra l'altro, un uomo che, come abbiamo visto, non un condottiero che conquista, ma qualcuno che sa unire e creare consenso. Questa direi che è la grande battaglia, vera grande battaglia di oggi, che tutti insieme dobbiamo combattere. È molto attuale. Bene, continuiamo con la nostra storia e ritorniamo in Sud America. Siamo nel 1841 e la sorte delle province ribelli è segnata. La loro battaglia per l'indipendenza è persa, tutto è stato inutile. Garibaldi viene ringraziato per tutto quello che ha fatto e congedato. No, amico mio, voi non tornerete. Accetteremo le condizioni di pace. Come indennizzo per la scissione del contratto con la Repubblica del Rio Grande, ha ottenuto da Gonsalves una mandria di 1 migliaio di buoi e con questa si dirige verso Montevideo, in Uruguay, dove vuole raggiungere i suoi compatrioti.
ma durante la marcia molti capi si perdono o muoiono e tanti altri vengono trafugati e venduti dai suoi stessi mandriani, i troperos, senza che Garibaldi se ne avveda. Così a Montevideo ne arrivano pochissimi e l'attività di allevatore per Garibaldi muore prima ancora di nascere. Il nostro eroe non è decisamente portato per qualsiasi attività commerciale e tende anche a fidarsi troppo delle persone. Con la vendita dei pochi capi rimasti ricava solo un centinaio di ducati. Mai generale sudamericano aveva avuto profitti di guerra più modesti. La famiglia Garibaldi si ritrova così povera a Montevideo e con due figli. A Menotti infatti si è aggiunta la piccola Rosita, che però vivrà solo due anni. I primi tempi tutti quanti vengono ospitati dal profugo italiano Napoleone Castellini, anche lui affiliato alla Giovine Italia, che rimette in contatto Garibaldi con i fratelli della sezione di Montevideo, molti dei quali del resto sono gli stessi di Rio, fuggiti dal Brasile. Ci fa un tale piacere avervi qui in casa. Vero, Angela? Potete stare qui finché volete, tu e tua moglie. Io non sono sua moglie, però. Sì, non abbiamo avuto il tempo di sposarci. Che c'è? Ti vergogni? Siamo repubblicani e liberi pensatori in questa famiglia, lo sai? Come si chiama? Menotti. Menotti Domenico. Domenico. A Montevideo esiste ancora la casa nella quale Garibaldi e Anita abitarono per 6 anni. Oggi è diventata un museo con cimeli e ricordi. Siamo andati a visitarla. Montevideo è cambiata molto dai tempi di Garibaldi. Se l'eroe dei due mondi potesse rivederla oggi, stenterebbe a riconoscere i luoghi a lui familiari. I nuovi edifici, le macchine, il traffico hanno cancellato il volto tranquillo che aveva questa città dalla metà dell'Ottocento. Ma c'è qualcosa che Garibaldi riconoscerebbe subito: è la sua casa. È al 314 di via 25 Maggio. Eccola. Ha lo stesso aspetto di quando Garibaldi abitava qui a Montevideo. È davvero anonima, onestamente ci si passerebbe davanti senza notarla. Eppure questa casa è segnalata su tutte le guide della città. In effetti dal 1975 è diventato un monumento storico e ospita anche un piccolo museo. Ha una tipica struttura spagnola, mediterranea. Dopo un breve corridoio d'entrata ci si trova in un patio. Oggi c'è un bel pergolato. E qui si cominciano a vedere tante cose che parlano di Garibaldi. Statue e targhe. E anche targhe di commemorazioni recenti. Cose alle quali noi in Italia non siamo più abituati. Oggi questa casa è stata trasformata in un luogo per le visite, l'arredamento è quasi da rappresentanza, è elegante, ma ovunque, sulle pareti, all'interno degli armadi, nelle bacheche, si fa riferimento a Garibaldi, alle sue gesta, al Risorgimento. Sembra quasi un piccolo santuario e naturalmente non manca neanche Anita. Garibaldi non conobbe mai un arredamento così elegante, da benestante. In realtà lui viveva in un ambiente molto più piccolo, più spartano, più povero. E questo perché oggi questa casa è in fondo un grande appartamento con tante stanze, ma a quell'epoca ogni stanza era chiusa, era un appartamentino indipendente con il suo ingresso. Insomma, tutta questa casa era una pensione dove si affittavano le camere. Ecco la stanza di Giuseppe Garibaldi. Qui, assieme ad Anita e i figli, visse per 6 anni. Oggi lo definiremmo un monolocale di appena 24 metri quadrati. Come abbiamo detto, l'arredamento è successivo e anche un po' elegante. Allora era molto più modesto e semplice, basato su 1 o 2 letti, un tavolo, un armadio, forse qualche cassapanca. In questa loro stanza appartamento avremmo visto oggetti di questo tipo: un poncio buttato su una cassapanca con l'immancabile fucile, un comodino con la lampada a petrolio e in certi periodi anche una culla, perché è proprio qui che vissero i loro primi anni i figli di Garibaldi e Anita, anzi alcuni sono nati proprio in questa stanza.
Tutta la luce in questo monolocale arrivava attraverso questa porta finestra, magari allora era solo una porta. E chissà quante volte Garibaldi avrà proprio bussato a quest'anta e Anita gli avrà aperto. Noi possiamo provare a immaginare molti fotogrammi della loro vita quotidiana. Ma come faceva Garibaldi a mantenere una famiglia numerosa? Beh, non navigava nell'oro, insegnava matematica e poi faceva dei frequenti viaggi all'interno del paese per vendere, pensate un po', della pasta. Niente bagno in camera, niente toilette e neanche un rubinetto. L'acqua la si prendeva dal pozzo. Eccolo qui, era un pozzo comune a tutti, ma poi bisognava comunque bollire quest'acqua. E dove la si bolliva? In una cucina, anche questa comune. Ogni famiglia veniva qui a cucinare il cibo per sé. E il principio è identico a quello degli antichi romani. Questo era fondamentalmente un piano cottura. La legna da ardere veniva messa sotto questi archi e poi presa pezzo per pezzo e infilata in questi camini dove si accendeva il fuoco. E sopra si mettevano casseruole, marmitte, teiere. E allora possiamo correre con l'immaginazione e vedere proprio qui, in questo punto, Anita con un bambino in braccio che sta preparando da mangiare alla famiglia, al marito. A Garibaldi. Sono tanti piccoli aspetti minori che però ci fanno sentire talmente umano questo eroe dei due mondi. È proprio qui a Montevideo che verranno a conoscenza della morte del marito di Anita, cosa che permetterà loro di sposarsi. Ed esiste ancora la chiesa dove avvenne il matrimonio nel 1842, è quella di San Francesco. Oggi la chiesa è in restauro, l'altare sul quale si sono sposati Giuseppe e Anita si è bruciato molti decenni fa, ma è emozionante pensare che è proprio qui che si sono uniti in matrimonio e in questo viaggio a ritroso nel tempo, alla ricerca delle tracce della vita quotidiana di Giuseppe Garibaldi qui a Montevideo, non ci siamo fermati, abbiamo cercato qualcosa di più e nell'archivio della chiesa abbiamo trovato alcuni documenti che erano sepolti da più di 150 anni, come questo, è l'atto di matrimonio tra Giuseppe Garibaldi e Anita. E si legge in spagnolo che il giorno del 26 marzo del 1842 è stato autorizzato il matrimonio tra Don José Garibaldi, nato in Italia, figlio legittimo di Don José Domingo Garibaldi e di Donna Rosa Raimunda, con, ecco, Donna Anna Maria de Jesús, quindi Anita, nata a Laguna in Brasile. Ma in questa chiesa si svolsero altri momenti importanti della vita di Garibaldi, come per esempio il battesimo dei suoi figli, almeno due dei suoi figli, e tutto avvenne proprio qui, su questa fonte battesimale che è ancora qui in piedi da allora. E lo sappiamo perché abbiamo trovato anche qui gli atti di battesimo di Ricciotti e di Teresa Garibaldi. Ecco i nomi, Teresa Garibaldi e Ricciotti Garibaldi, scritto per così dire alla spagnola con la CH. Ma cosa è rimasto di Garibaldi in questa sua casa di Montevideo? Beh, qualche oggetto curioso c'è ancora dentro queste vetrine, assieme a dei reperti, dei cimeli appartenuti a dei suoi compagni d'arme come una sciabola, una spada, delle casacche. C'è per esempio questa camicetta di seta che si dice sia stata proprio indossata da Garibaldi e poi della biancheria intima. A quell'epoca si usavano dei Bermuda tutti ricamati. Immancabili poi sono tre dei famosi cappelli di Garibaldi. Fa una certa emozione pensare che la storia della nostra nazione, la nostra storia, sia passata non solo in ambienti così modesti e semplici, ma anche così lontani dall'Italia, addirittura 10.000 chilometri. Ma tutto questo Garibaldi lo ignorava, non sapeva quale straordinaria, incredibile avventura lo avrebbe coinvolto solo di lì a pochi anni.
Montevideo Garibaldi potrebbe finalmente trascorrere una vita tranquilla, ma anche qui si lascia nuovamente coinvolgere in un conflitto armato. Un conflitto che fa parte delle turbolenze del Sud America di quel periodo. Montevideo, infatti, è la città dirimpettaia di Buenos Aires e il governatore di Buenos Aires, per una serie di ragioni politiche, decide di attaccarla e di metterla sotto assedio. Il governo democratico di Montevideo fa allora ricorso a tutte le forze disponibili e chiede a Garibaldi, ormai ben noto per le sue imprese, di contribuire alla difesa della città. Garibaldi accetta e diventa colonnello dell'esercito uruguaiano, ma decide di spingersi ben oltre e riunisce i fratelli mazziniani. Non c'è niente da discutere. Mio figlio Menotti è nato nel Rio Grande, ma mia figlia Rosita è nata qui. Come tuo figlio, i vostri, sono di questo paese e noi abbiamo il dovere di combattere per difendere Montevideo. I francesi hanno già formato una legione di 2000 uomini. Il nostro programma quindi è chiaro: radunarci, scegliere i capi e organizzarci come vogliamo. Sarà anche un modo per contarci, per sapere veramente come risponde la comunità italiana a un appello che venga da noi, dalla giovane Italia. Che cosa vogliamo? Lo sapete benissimo. Si tratta di contribuire alla difesa di Montevideo. E noi possiamo farlo formando un gruppo, una legione italiana. Certo che questa parola è strana, detta tra noi che siamo sudditi austriaci, o del Papa, o di qualche tiranno straniero. È detta da me, che indosso una divisa uruguaiana. Ma io, per esempio, ho già chiesto di rinunciare a questa divisa per essere il primo ad arruolarmi nella legione italiana. E spero che questo esempio venga seguito. Grazie. Si forma qui dunque a Montevideo un minuscolo embrione di esercito che per la prima volta si definisce italiano. L'Italia non esiste ancora, è solo uno spezzatino di tanti staterelli, ma già qui in Sud America Garibaldi crea una legione italiana, sia pure molto eterogenea. Il suo è un piccolo esercito personale che seleziona lui stesso e che prefigura già le future camicie rosse. Non tutti sono italiani, c'è chi si arruola per sfuggire alla giustizia, un po' come avviene alla legione straniera, e chi per trovare vitto e alloggio, o anche per devozione, per riconoscenza, come un uomo di colore che sa appunto quanto Garibaldi ha fatto per liberare la sua gente dalla schiavitù. Nome? Agujar Andrea. Perché ti vuoi arruolare? Il governo uruguaiano mi ha liberato per questo. Perché mi potessi arruolare. Va bene, ma perché nella legione italiana? Beh, ho sentito che voi avete combattuto nel Rio Grande per liberare gli schiavi. Va bene, avrai ordini. Seguirà il generale anche in Italia. Morirà proprio nella difesa della Repubblica Romana. E sarà proprio lui, durante la difesa di Roma, a caricarsi sulle spalle Garibaldi, che non riusciva più a camminare, bloccato da una grave forma reumatica che già in quegli anni si era manifestata e che poi lo avrebbe tormentato negli ultimi anni della vita. Ah, brucia. Da morire. Resisti. Questo ti scioglie le ossa. Accidenti alla medicina brasiliana. Parla più piano, che svegli i bambini. Pensa se ti vedessero così. Non ti converrebbe. Pensa, la madre che tortura il padre. No, non parlavo dei figli. E di chi allora? Delle tue ammiratrici. Ai, non così, avvertimi prima. Quando passi per strada si voltano tutte. Anita, via, ma è possibile che tu non capisca che a me non... Non dire che non è vero. Non bastano i pensieri che ho, i reumi, anche la gelosia adesso. Garibaldi, quindi ancora giovane, soffre già di una seria forma di artrite che si aggraverà poi man mano nel corso della vita. È una malattia che gli creerà ripetute crisi e gli impedirà addirittura negli ultimi anni di camminare. È incredibile pensare che, malgrado questi dolori e queste menomazioni, continuerà a percorrere i campi di battaglia in America e in Italia a cavallo, a piedi, sottoponendosi a continui sforzi e fatiche.
Professor Valesini, lei è reumatologo. Oggi sappiamo che la malattia di Garibaldi era un'artrite reumatoide, che all'epoca non si conosceva bene. Infatti c'è stato un dibattito scientifico su questa diagnosi, ma la storia della malattia, il fatto che si è esordita in giovane età e poi evoluta progressivamente, il tipo di invalidità che ha indotto nel paziente, nel malato Garibaldi, senz'altro induce a concludere che si trattasse di una forma di artrite reumatoide. Abbiamo visto nel filmato che veniva curata in modo un po' empirico, con dei bagni, tra l'altro Garibaldi ne faceva addirittura di freddi, pensava che questo lo aiutasse. Sì, aveva una sua visione particolare, questo stress termico, il bagno freddo lo considerava particolarmente tonificante e capace. Oggi non lo si farebbe. No, decisamente, non è quello che chiedono questo tipo di pazienti. Senta, ma quale tipo di invalidità, di impedimenti creava questa malattia? È un'invalidità molto importante. All'esordio le articolazioni più colpite erano state quelle delle mani, e in genere sono quelle delle mani, e l'invalidità è soprattutto nei fini movimenti degli arti superiori. Però via via, se la malattia peggiora, se si cronicizza, vengono interessate anche le grandi articolazioni, soprattutto quelle degli arti inferiori, e questo significa invalidità nella incapacità di muoversi, di avere autonomia di spostamento e cose che poteva fare Garibaldi, andare a cavallo o fare la guerra, che non è. Infatti questa è la cosa sorprendente, perché lui finirà poi in carrozzella, ci sono molte fotografie che lo mostrano, ma i dolori erano molto forti però. Sì, i dolori sono appunto una caratteristica della malattia, all'epoca non era disponibile nessun intervento analgesico efficace e quindi il paziente era decisamente tormentato da dolori che subivano riesacerbazioni in rapporto a eventi diversi, per esempio il fatto di essersi esposto al freddo o all'umido, la concomitanza di una patologia infettiva, come per esempio la malaria, di cui pure ha sofferto, o anche la necessità di fare sforzi fisici muovendosi a cavallo o a piedi. Quindi era proprio controindicato per un generale dell'epoca avere una malattia di questo tipo. Lei mi diceva che addirittura una volta venne trasferito sul letto con una gru su una nave per poter essere trasportato. Sì, nell'incapacità addirittura di mettersi seduto su una sedia a rotelle, fu sollevato l'intera lettiga, l'intero letto, e messo sul piroscafo. Beh, questo mostra in fondo come questo uomo avesse non soltanto il coraggio e la grande passione che abbiamo visto, ma anche questa enorme, questa capacità di soffrire in silenzio, perché in fondo poi non mostrava ai suoi soldati tutto questo. Certo, quello che mi colpisce è che un paziente grave come lui era diventato mantenesse la capacità di far progetti a breve e a lungo termine nonostante l'invalidità che lo colpiva. Questo decisamente non è usuale. Lo vedremo del resto in azione in Italia e altrove nella prossima puntata. Grazie professore. Adunata! Adunata! Garibaldi, per la difesa di Montevideo, organizza quindi la sua legione italiana raccogliendo adesioni e uomini. Occorre anche creare una divisa per questo piccolo esercito. E qui si verifica un episodio curioso che è all'origine delle famose camicie rosse garibaldine. La legione fa un affare, signor Garibaldi. Le avevano ordinate qualche tempo fa per i lavoranti del mattatoio di Buenos Aires. Poi è venuta la guerra e la merce è rimasta qui. Ma sono di panno buono, guardate. E ve le do a metà del loro prezzo. Che te ne pare? Casacche rosse. Perché no? Come la fanteria inglese. È anche il colore delle truppe nemiche. Servirà a confondergli le idee. Da allora i volontari garibaldini mantennero questa fiammante divisa che, se da un lato li esponeva maggiormente alla vista del nemico, dall'altro infondeva loro una forte carica psicologica. Di queste camicie rosse ne sono rimaste molte oggi nei musei italiani, come a Genova, a Roma, e nell'osservarle si nota come l'uniforme presentasse una varietà notevole di fogge, dalla semplice camicia alla giubba più corta e stretta in vita, alla tunica ad ampie falde, con vistose bordature. Questa è ancora sporca del sangue di un garibaldino ucciso nella battaglia di Bezzecca. Molte hanno ancora appuntate le medaglie, a testimonianza dell'eroismo dimostrato in combattimento. Ed ecco i copricapo e le armi. I fucili, le pistole, ma anche sciabole come questa appartenuta a Nino Bixio.
Alcuni oggetti sono veramente straordinari, come questi pantaloni in tessuto jeans indossati dallo stesso Garibaldi a Marsala durante la spedizione dei Mille. O lo stivale con il foro della pallottola che lo ferì sull'Aspromonte. Del generale sono conservati numerosi oggetti di uso quotidiano, i vestiti e le famose berrette, ma anche questa sella con fondine che Garibaldi si portò dal Sud America. O per esempio questa spada spezzata nella battaglia del Salto in Uruguay. Ed è proprio a questa battaglia che stanno per prepararsi ora i volontari di Garibaldi a Montevideo. La legione italiana si mette in marcia per fermare i soldati del governatore di Buenos Aires. Durante una sosta, un soldato mostra a Garibaldi una strana bandiera tutta nera con un vulcano che erutta. Il fondo nero perché? Finché l'Italia non sarà libera, dobbiamo portare il lutto. E questo cos'è? L'Etna, il Vesuvio? Il Vesuvio, che butta fuoco. E il fuoco è la rabbia dei patrioti che esplode. Mi piace. Questa sarà la bandiera della Legione Italiana. Era certamente una bandiera molto originale, quella della Legione Italiana di Montevideo, con un messaggio anche molto chiaro, un'Italia in lutto con un Vesuvio che erutta rabbia patriottica. Ma questa bandiera non era destinata ad avere successo, anche perché in vari moti insurrezionali in Italia, già alla fine del Settecento, era nata la bandiera bianca, rossa e verde. La Repubblica Cispadana e quella Cisalpina avevano infatti adottato questi tre colori destinati poi a diventare quelli dell'Italia unita. Ma perché proprio il bianco, il rosso e il verde? Il tricolore italiano fece la sua prima apparizione nel 1795 a Bologna tra le fila di studenti rivoluzionari. Nel 1796 Napoleone Bonaparte lo adottò come vessillo per distinguere i suoi reparti formati da italiani. Ma è nel 1797 a Reggio Emilia che i colori della Repubblica Cispadana, verde come le uniformi della Guardia Civica Milanese, bianco e rosso come lo stemma del Comune di Milano, divengono ufficialmente quelli del tricolore italiano, rifacendosi al capostipite di ogni tricolore del mondo, quello della Rivoluzione Francese, che proprio nei suoi tre colori rappresentava il terzo stato e gli ideali ad esso legati. Ma tornando al nostro tricolore, nel 1821 sventolò per i moti del Piemonte, del Cilento e così via, sino al 25 marzo del 1848, quando Carlo Alberto, varcando il Ticino, lo proclamava bandiera nazionale d'Italia, sulla cui fascia bianca centrale doveva stagliarsi lo scudo Savoia sormontato dalla corona reale. Tale stemma sarà tolto il 2 giugno del 1946, quando l'Italia scelse la Repubblica. Ma torniamo alla Legione Italiana in Uruguay. Aspetteremo qui. Aspettate che siano a pochi passi e poi dentro con la baionetta. Adesso i vostri posti. Via! Via! La bandiera della Legione Italiana compare per la prima volta durante la battaglia di San Antonio contro gli argentini. Una battaglia destinata a fare di Garibaldi un eroe da leggenda. I nemici sono più numerosi, sono meglio armati, ma qui accade quello che Garibaldi sosterrà poi sempre in tutte le sue battaglie, cioè quello che conta è la determinazione con cui si combatte. Chi si batte per gli ideali ha una forza, ha un coraggio
che non hanno coloro che combattono invece per un salario. In più c'è la sua creatività di stratega, che rompe gli schemi convenzionali e sorprende il nemico. Fuoco! Ah! Avanti! Questa battaglia rappresenta il primo grande trionfo di Garibaldi come condottiero. Non è più soltanto un trascinatore di animi, ma è un uomo che ha dimostrato di essere capace sul terreno di guidare le sue truppe e vincere anche là dove tutto sembrava perduto. La notizia di questa vittoria della legione italiana impressiona molto e vola fino in Italia. Ed è proprio qui, dopo la battaglia di Sant'Antonio, che Garibaldi diventa l'eroe del nuovo mondo. Generale Viviani, buonasera. Lei è un esperto in strategie militari, ma si è occupato molto di come Garibaldi conduceva le sue battaglie sul terreno. Vediamo quindi dunque come si è svolta questa famosa battaglia di San Antonio. Qui abbiamo un piccolo plastico che riassume un po' la situazione. Ricordiamo che c'è un esercito argentino in marcia, comandato dal generale Gomez, e Garibaldi, dopo aver percorso 500 km sul fiume Uruguay, arriva e occupa la cittadina di Salto. Di Salto. Perché era importante? Era una base navale e commerciale di rilevante importanza, perché il fiume Uruguay, confine tra Argentina e Uruguay, era frequentatissimo da navi francesi, inglesi, uruguayane e argentine. Quindi un punto strategico. Un punto strategico importante. E anche Gomez vuole occupare. Non riesce, 3 mesi resiste Garibaldi, a assedio, attacchi, resiste. E a un certo punto Garibaldi decide di attaccare Gomez. Decide lui di attaccare Gomez. Garibaldi non si muoveva mai alla garibaldina, come poi si disse, quindi prima di partire da Salto raccoglie ogni possibile informazione sul terreno e sul nemico, interrogando gli abitanti, mandando le pattuglie, interrogando i prigionieri. A un certo momento parte, decide, si muove, e qui vediamo la strada seguita da Garibaldi. Quindi non attacca direttamente, no, ma... il nemico si aspetta l'attacco da Salto, lui invece si muove al coperto, senza farsi riconoscere, e si porta alle spalle dello schieramento. Quindi nemico. Attacca alle spalle. Attacca alle spalle. E qui si trova di fronte a una situazione che del resto conosceva attraverso le informazioni, che questo esercito argentino è molto più numeroso. 5-1 il rapporto di forze di quel momento, tant'è vero che il colonnello Baez, che era uruguaiano insieme a Garibaldi, a un certo momento si spaventa e se ne ritorna a Salto per conto suo. Solo un piccolo gruppo rimane di volontari, questo è importante, tra questi cavalieri rimane insieme a Garibaldi. Quindi diciamo c'è una situazione di squilibrio molto forte, però Garibaldi ha deciso a quel punto di attaccare direttamente e non attacca però subito. No, vuole sapere di più dov'è il nemico e che cosa fa in quel momento, quindi manda avanti, come poi farà in tutte le sue battaglie, una sola compagnia, con il compito di stanare, stuzzicare. Una volta che la compagnia ha assolto il suo compito, allora decide. Allora sì, in quel momento sì, può essere considerato un'azione alla garibaldina, perché in quel momento decide. E diciamo, questo termine di garibaldini però ha al suo interno un significato molto importante, perché sono dei soldati volontari, decisi, motivati. Mentre questi soldati sono... Di leva, fra l'altro si trovano in un paese straniero, mentre loro sono argentini. Quindi. E quindi c'è questa situazione di squilibrio psicologico a favore di Garibaldi, che riesce, la sorpresa, l'attacco, a sorpresa, eccetera. Riesce a occupare San Antonio, dove resiste fino a sera per 8 ore.
a qualsiasi tipo di attacco, a qualsiasi cosa. A un certo momento è sera, evidentemente le munizioni cominciano a scarseggiare, possiamo immaginare, ma sarà stato così, mancano i viveri. E decide di rientrare a San Antonio. Si porta naturalmente in mezzo al bosco, in mezzo alle colline, sempre per essere più tranquillo, più sicuro, e ripiega in salto, ben accolto naturalmente dalla popolazione. Gomez aspetta un paio di giorni, ma si rende conto di essere lui lo sconfitto, anche se tatticamente sembrerebbe il contrario, e allora ripiega con tutte le sue forze se ne va via. Quindi, una grande vittoria dell'Uruguay. Ancora una volta Davide batte Golia attraverso queste strategie che abbiamo visto, queste tattiche, saranno quelle tipiche di Garibaldi nelle altre battaglie. E questa notizia vola ovunque, magari un po' ingigantita anche. Sì, indubbiamente, perché succede sempre così. Però, comunque, Garibaldi viene promosso generale, ma lui rifiuta. Per iscritto, non ne vuol sapere di essere promosso generale. E questa notizia arriva anche a Giuseppe Mazzini che vediamo scrive il seguito della storia. Ringraziamo anzitutto il fratello Medici per il ritratto di Giuseppe Mazzini che ci ha portato da Londra. A Montevideo è arrivato un fratello esule dall'Italia, si chiama Giacomo Medici e diventerà un valoroso ufficiale di Garibaldi. Porta alla sezione locale della Giovine Italia una lettera di Mazzini. In questa lettera, da Londra, Mazzini si complimenta per le imprese della Legione e chiede un ritratto del colonnello Garibaldi, la cui immagine va diffusa tra i patrioti italiani. Informa anche i suoi fratelli che Pio IX ha liberato i prigionieri politici e ha concesso la Costituzione. Ci sono state delle sommosse, ma non hanno avuto esito. La mancanza di un progetto politico comune impedisce purtroppo quello che nelle coscienze è ormai maturo e imminente. E infine, date ai nostri bravi concittadini l'espressione della stima sincera di un loro fratello. E dite loro che gli uomini che hanno saputo esporre la vita per la libertà in un paese straniero hanno il diritto di morire nella loro terra. Anzani e Medici giudicano quest'ultima frase come un invito a tornare in Italia. Vedete, la difficoltà è che dopo l'insurrezione del 33, quella della Savoia... E di Genova? Sì, quella della vostra condanna a morte. Insomma, dopo quegli insuccessi, la giovane Italia purtroppo si è dispersa. Non ha funzionato più fino al 40. E il vuoto intanto è stato riempito dai moderati. Vorranno anche loro un'Italia libera, spero. Sì. Sì, ma è gente tiepida. Pronta a fermarsi a metà strada, di fronte alla più innocua delle riforme. Soltanto il popolo ha la forza di spingere avanti, di andare fino in fondo. Dunque il fratello Mazzini dice partite. Tornate in Italia con la Legione. Mazzini ha detto anche questo. Ricordo esattamente le sue parole. Non voglio sacrifici inutili, ma conto molto sulla Legione. Il richiamo dell'Italia per Garibaldi è troppo forte. Sono ormai quasi 12 anni che è in esilio e vuole ritornare. E poi sente soprattutto in quel momento che i fermenti che stanno attraversando l'Italia e l'Europa possono aprire nuovi spazi all'azione politica e anche militare. Anita è contraria a questo ritorno che le sarà poi fatale. Ma ormai la nave è pronta, pagata a caro prezzo, con le camicie rosse. E porta un nome nuovo e significativo. Speranza. È una notte del 1848 e le camicie rosse salgono su una nave, la nave Speranza. Il giorno dopo la nave lascia il Rio della Plata ed entra in mare aperto. Durante la lunga traversata dell'oceano, in Italia e in Europa succede di tutto e scoppiano i moti del 48. Garibaldi, tornato dopo un esilio durato oltre 12 anni, trova quindi un'Italia e un'Europa in piena febbre insurrezionale. È il 48, il 1848. Ovunque scoppiano sommosse e movimenti libertari. L'Italia, non va dimenticato, a quell'epoca era divisa in tanti piccoli staterelli, in gran parte sotto dominazione straniera. Il vento della rivolta arriva ancora una volta dalla Francia, dove re Luigi Filippo viene detronizzato per il suo rifiuto di allargare l'elettorato e viene proclamata la Repubblica. A Vienna
capitale dei conservatori, scoppia una sommossa liberale che costringe Metternich alla fuga. Subito Venezia, sotto dominio austriaco, insorge e, sotto la guida di due patrioti, Daniele Manin e Niccolò Tommaseo, proclama la Repubblica. In Piemonte e in Toscana i sovrani sono costretti a concedere la Costituzione e la rivolta esplode anche a Palermo per il rifiuto del re Borbone di concedere riforme. A Milano la popolazione, ribellandosi alle truppe austriache del generale Radetzky, dà vita alle gloriose Cinque Giornate. L'insurrezione a Milano cominciò il 18 marzo del 48. Spinti dagli ideali libertari e mazziniani che prorompevano in tutta la penisola, borghesi e popolani si ritrovarono insieme sulle barricate a combattere contro il contingente austriaco. Giuseppe Verdi e la sua musica divennero i simboli popolari della lotta contro l'oppressore straniero. Le note del Va pensiero, scandite ovunque dalla gente, si trasformarono in un vero e proprio inno di liberazione. Ma cosa canta lei durante le prove? Silenzio! Vado avanti con Fiume, su, su! Anche lei, shh. Va bene. Ma qui cantano tutti. Anche a cantare? Silenzio! Anche dietro. Garibaldi, a bordo della nave Speranza, accolse con gioia la notizia dell'insurrezione milanese e, giunto in Italia, decise di ricominciare a combattere. Ma i moti rivoluzionari del 48 coinvolgono anche un'altra grande città, Roma, la città che Garibaldi sogna da sempre come capitale d'Italia. Nel 1849, con il suo corpo di volontari, si dirige quindi verso Roma, dove, fuggito il Papa Pio IX a Gaeta, è nata nel febbraio del 49 una repubblica, la Repubblica Romana. Un fatto senza precedenti, una rivoluzione però anche molto fragile. Infatti il Papa ha chiesto soccorso a quattro grandi potenze: Francia, Austria, Spagna e al regno borbonico delle due Sicilie. E ben quattro eserciti si stanno muovendo contro la piccola Repubblica. Professor Talamo, la Repubblica Romana è un sogno di breve durata. Sì, dura pochi mesi, dal 9 febbraio, quando viene proclamata dall'Assemblea Costituente, fino ai primissimi di luglio, quando i francesi entrano a Roma. Però molto significativa, perché accadono cose rivoluzionarie. Sì, tra l'altro viene formulata una Costituzione dai contenuti molto moderni, anticipatori, nei quali viene abolita la pena di morte, viene previsto il suffragio universale, viene abolito il potere temporale dei papi. Tutto questo però finisce rapidamente, perché molti eserciti convergono su Roma. Garibaldi è costretto, insieme agli altri ultimi resistenti, a fuggire e purtroppo anche nel resto d'Italia i moti vengono pian piano spenti dalla restaurazione che rioccupa i territori e le città. Si rientrano sui troni tutti i sovrani che erano stati spodestati nell'ondata 48esca. Quindi dopo il 48 e nel 49 succede un riflusso che spegne non solo la Repubblica Romana, ma poi le speranze di rivoluzione. Sì, vengono aboliti gli statuti e le costituzioni, tranne che nel Regno Sardo, dove resta vigente lo Statuto Albertino. Venezia è l'ultima a resistere,
alle truppe austriache, Garibaldi decide di andare in soccorso con gli ultimi gruppi di volontari. Sì, si dirige verso Venezia per tentare di arrivare a difendere la Repubblica, sa prima di arrivare che la Repubblica Veneto oramai è caduta ed è costretto dalle truppe che lo inseguono a Cesenatico a sbarcare, corre, fugge a piedi con la moglie Anita. Quindi rimane solo, inseguito. Rimane solo. E qui vediamo il famoso quadro, sì, della morte di Anita, che è sfinita, tra l'altro è incinta di 6 mesi, sì, certo, muore in questa pineta. E non le si può neppure dare sepoltura perché i nemici incalzano e Garibaldi è costretto a fuggire. Questo è un fatto che segnerà a lungo Garibaldi, quindi l'abbandono della moglie morente, la Repubblica Romana che è caduta, l'abbandono dell'Italia. Grazie professore. Ricercato da 4 eserciti, Garibaldi deve quindi di nuovo rifugiarsi all'estero. Dopo quasi 12 anni di assenza e dopo poco più di un anno di permanenza in Italia, deve di nuovo ripartire per un altro lungo esilio. Per dove? Beh, dopo brevi tappe in Marocco, in Spagna e a Londra, sbarca a New York. È a New York che Garibaldi entra in contatto con Antonio Meucci, l'inventore del telefono che in quel periodo viveva in condizioni di disagio economico. Ebbe l'idea di intraprendere un'attività insieme ad altri esuli. Trovò la soluzione ideale in una casetta in campagna denominata Forest Cottage, situata a Clifton, nell'isola di Staten Island a New York. Meucci, una volta reperito il capitale necessario, progettò e costruì nella casa una piccola fabbrica destinata alla produzione di candele, utilizzando una tecnica messa a punto da lui stesso. Anche Garibaldi, come altri esuli, ha dato una mano a Meucci in questa fabbrica. Ma l'eroe dei due mondi capì ben presto che far candele non era il suo mestiere. Torna ben presto a fare quello che sa fare bene, oltre combattere, navigare. Riprende quindi il mare al comando di una nave mercantile. Viaggia per un po' lungo le coste del Sud America, poi compie la traversata del Pacifico e arriva fino in Cina, Australia, Nuova Zelanda. Ma il richiamo dell'Italia è troppo forte e decide di rientrare finalmente in patria. Durante i suoi viaggi in Italia è rimasto colpito dalla bellezza della Sardegna e delle sue coste rocciose e un suo sogno segreto era proprio quello di comperarsi una casa su un'isola bella e selvaggia, Caprera. Un'isola di capre, come dice il nome, ma adatta alla solitudine che in quel momento cerca dopo tanti viaggi e avventure. E alla fine del 1855 che Garibaldi sbarca sull'isola di Caprera. Naturalmente non ci arriva a bordo di un motoscafo della Guardia Costiera, ma con un piccolo veliero. Tra l'altro l'attracco qui è molto difficile. A quel tempo l'isola era praticamente disabitata, tranne qualche mandriano. Era flagellata dai venti, non c'erano alberi, molto rocciosa ed era per questo che la terra costava poco. Garibaldi, che si era innamorato di quest'isola selvaggia, riuscì a comprarne una prima parte grazie anche all'ascito di suo fratello Felice, che era morto prematuramente. La comprò da pastori locali. Poi ne acquistò una seconda parte grazie a una sottoscrizione del Times di Londra. E infine acquistò l'ultima parte da una strana coppia inglese, lei una ricca signora, lui il suo scudiero. Caprera è tutt'altro che un isolotto, è grande ben 1600 ettari e il contorno delle sue coste, che è molto frastagliato, è di circa 40 chilometri. Ancora oggi quest'isola è intatta, però le sue acque sono difficilmente navigabili. Sì, è vero, le acque intorno all'isola di Caprera sono molto difficili per la navigazione. Queste sono ricche di scogli semisommersi ed affioranti e sono un vero pericolo. Non molto tempo fa un traghetto passeggeri ad est di Caprera si è incagliato e la Guardia Costiera ha portato in salvo tutte le 160 le persone imbarcate. Però Garibaldi conosceva bene questi scogli. Sì, sapeva bene come entrare e uscire dall'isola. Garibaldi decide a questo punto di ricominciare tutto da capo, appende la spada al chiodo e impara un nuovo mestiere, quello di contadino.
È un contadino molto speciale che applica in modo scientifico tutto quello che l'agronomia poteva suggerire per rendere fertile questa terra. Scava pozzi, crea canali di drenaggio, pianta alberi da frutta, crea vigneti, costruisce un mulino, alleva delle api e coltiva fiori. È una lotta continua contro la siccità e il vento, una nuova battaglia in cui si impegna completamente. Naturalmente si trasforma anche in muratore e ristruttura con le sue mani questa piccola casa che era la casa del pastore, facendosi aiutare dal figlio Menotti e da qualche amico. Da qui nascono una serie di edifici, innanzitutto la stalla dove trovano posto gli animali e naturalmente i cavalli e le mucche. Agli animali Garibaldi dà dei nomi, in particolare agli asini, e li chiama coi nomi dei personaggi che non ama, Napoleone III e anche Pio IX, perché pare che Pio IX avesse un cagnolino che chiamava Garibaldi. Nell'isola lavorano per lui due pastori e una famiglia di coloni a Mezzadria. Quest'uomo, ormai celebre e venerato, vive lontano da tutti ed è felice quando ha in mano una zappa a contatto con una natura che ama profondamente. Ha un rapporto quasi di sacralità con tutti gli esseri viventi, al punto che considera crudele persino sfogliare una margherita perché potrebbe soffrire. Di questa casa Garibaldi fa non soltanto il suo rifugio solitario, ma anche la sua base operativa, perché è proprio tra queste mura che nascono e maturano le idee e i progetti che porteranno a quelle imprese che marcheranno profondamente il nostro risorgimento. Il ritorno di Garibaldi in Italia in un momento di grandi fermenti insurrezionali apre un periodo esaltante ma anche tormentato. Garibaldi porterà la sua grande capacità di mobilitare le folle, i suoi incredibili blitz militari come la spedizione dei Mille, mentre sullo sfondo, accanto all'immagine di Mazzini, emergono quelle di due altri protagonisti del Risorgimento, un sottile diplomatico, il conte di Cavour, e un re pragmatico, Vittorio Emanuele II. Sarà una partita a quattro che per strade tortuose porterà all'unità d'Italia. Ne parleremo la prossima puntata. Grazie per averci seguito. Buonasera. Domani sera, appuntamento con la seconda parte dello speciale Garibaldi.